Buongiorno a tutti e buongiorno a Maurizio Pea, che è il presidente del Consiglio di amministrazione della Mutua Sanitaria Integrativa Iris. Abbiamo già annunciato qualche minuto fa sulla nostra pagina Facebook, ma anche sul sito Pegaso TV e su quello dell'Istituto Pegaso, questo inizio di collaborazione tra l'Istituto Europeo Pegaso e l'IRIS Italia per una mutua assistenza integrativa. Abbiamo, presentato questa copertina perché una copertura sanitaria integrativa si chiede in questa brochure. Quindi cominciamo da questa domanda: cos'è l'IRIS, com'è nata e perché una copertura sanitaria integrativa? Grazie dell'opportunità che mi date per divulgare quello che noi pensiamo. Che cos'è una società di mutuo soccorso? Una società di mutuo soccorso è una struttura che vuole assemblare varie persone di ogni etnia, di ogni ceto sociale, per far fronte a quello che attualmente sono i problemi in Italia. Le società di mutuo soccorso nacquero nel 1800, circa nel 1800, quando l'uomo veniva estirpato dall'agricoltura e messo a disposizione delle industrie. In tale periodo gli uomini che lavoravano nelle industrie non avevano assistenza sanitaria, infortuni, pensioni e robe del genere. Quindi pensarono di destinare a un fondo collettivo delle piccole cifre idonee a far sì che in caso dell'evento negativo, la morte, l'infortunio, la perdita del posto di lavoro, si potesse far fronte provvisoriamente a quello che era una crisi che coinvolgeva tutta la famiglia. Perché quindi una società di mutuo soccorso adesso? Noi vediamo quello che sta succedendo, nel senso lo Stato non può più far fronte al sostentamento del cittadino e di conseguenza l'uomo si deve organizzare da solo per fare, diciamo, continuare ad esistere ed avere quello che il welfare aveva fino adesso garantito. La nostra risposta immediata sono questi piani sanitari che noi abbiamo strutturato, che rivolgendosi a tutta la famiglia intendono dare un contributo soprattutto nel settore appunto sanitario, in quanto le statistiche ci dicono che circa 9 milioni di persone non accedono più alle cure sanitarie perché non ne hanno la disponibilità finanziaria. Noi, tramite questi piani sanitari che abbiamo strutturato, possiamo garantire con una quota annuale al nucleo familiare di 300 euro, che cosa? Tra l'altro, il rimborso integrale del ticket sanitario fino al 100%, una diaria giornaliera in caso di ricovero per grandi interventi di 50 euro al giorno, un'assistenza domiciliare facilitata, nel senso che ci sarà un contributo, o meglio uno sconto fino a 1000 euro a seguito di ricovero e di infortunio e fino a 2000 euro annuali per eventi che si verificano non a seguito di infortunio. L'assicurazione, il piano sanitario non è un'assicurazione, quindi non essendo un'assicurazione, l'unico limite che abbiamo è l'età, che deve essere massimo di 70 anni. Si può iscriversi anche oltre i 70 anni, purché ci sia almeno una persona che fa parte del gruppo familiare con un'età inferiore ai 70 anni. Crediamo che sia in un periodo come questo, dove tutti parliamo, tutti diciamo di voler fare qualcosa, è una piccola goccia che però, se riusciamo ad estendere il discorso, noi partiamo da Roma e Lazio prevalentemente, ma la nostra volontà sarebbe quella di estenderci nel sud, nel meridione, perché da studi e da statistiche è la parte dell'Italia purtroppo abbandonata maggiormente a se stessa. Avete attivato dei poliambulatori che Sì, sono sì. molto importanti e molto efficaci e questi poliambulatori possono essere ulteriormente integrati anche con le attività che l'Istituto Pegaso sta portando avanti con l'Associazione Santa Mamma. Certamente sì, noi il primo poliambulatorio che stiamo attivando è in via di Val Savaranci 87,
e noi siamo aperti a ogni tipo di collaborazione, perché la società di mutuo soccorso è un mutuo soccorso a 360 gradi, quindi la nostra volontà sarebbe quella di collaborare e coinvolgere tutte le associazioni che vivono sul territorio, che lavorano sul territorio, non per essere dei leader, perché noi auspichiamo un percorso senza leader, perché reputiamo che ogni uomo abbia in sé il bene e il male e si possa autodeterminare. Vediamo anche l'ulteriore sviluppo che potrebbe avere la società di mutuo soccorso. Il 3 dicembre è stata pubblicata finalmente sulla Gazzetta Ufficiale la possibilità che si dà alle società di mutuo soccorso di erogare piccoli finanziamenti ai propri associati tramite l'istituto del microcredito. Lo Stato ha previsto proprio, meglio la legge ha previsto proprio, che questi finanziamenti debbono essere destinati a pagare gli affitti, la corrente elettrica, le spese sanitarie, ossia quello che stiamo vedendo è la volontà totale dello Stato di uscire fuori dal welfare, quindi è l'uomo che deve uscire fuori tutelando se stesso, tutelando la famiglia e non pensando più a livello individuale, ma essendo convinto che non esiste un individuo di nessun colore, di nessuna etnia, ma esiste un'unica razza, il genere umano. Se riusciamo ad avere questa convinzione potremmo cambiare forse poco, ma già sufficiente che almeno si riesca a cambiare noi stessi. Tra le attività, oltre diciamo, l'importanza, diceva lei prima, di essere assistiti per tutta la vita, c'è la possibilità di avere delle prestazioni sanitarie senza anticipo di spesa o a costi ridotti e senza liste d'attesa? Certamente sì, perché noi siamo partiti adesso con il gruppo polispecialistico che così come abbiamo strutturato i piani sanitari siamo in condizioni di rimborsare al socio il 50% della spesa che sostiene per una visita specialistica. Quindi noi su Roma stiamo partendo con un costo della visita specialistica di 45 euro che rimborsando al socio il 50% fino a un massimo di 30 euro resterebbe a carico del nostro socio 22,50 euro. Che è al di sotto del prezzo ticket applicato dal Servizio Sanitario Nazionale e soprattutto ci consente di avere una prestazione nell'immediatezza senza lunghe liste d'attesa e da persone chiaramente altamente specializzate, quale deve essere la prestazione scientifica. Insomma. L'Istituto Pegaso sta realizzando delle certificazioni nazionali per la qualifica di operatore sociosanitario e l'Istituto Pegaso sta aiutando anche alcuni dei migliori corsisti a realizzare una cooperativa sociale. Leggevo che questa cooperativa sociale, altre anche cooperative sociali che dovessero essere presenti sui territori, possono agevolare anche le famiglie che usufruiscono di questo personale, perché l'assistenza integrativa, la mutua sanitaria integrativa della IRIS prevede anche delle decurtazioni della spesa per chi usufruisce delle prestazioni degli operatori sociosanitari e per gli operatori socioassistenziali. Certamente sì, ottima l'iniziativa dell'Istituto Pegaso nei corsi di formazione dell'OSS, perché sono figure professionali attualmente molto molto richieste sul mercato, ma direi più dalla società che il mercato. Noi abbiamo strutturato questi piani di assistenza dove siamo in condizione di erogare assistenze domiciliari da medici tramite medici specialistici, infermieri e OSS. Come ho detto prima, andiamo incontro all'assistito in questa maniera: se la prestazione scaturisce a seguito di ricovero o infortunio, siamo in condizione per adesso di rimborsare il 50% della prestazione fino a 1000 euro annuali. Poi con la rete delle cooperative sociali che stiamo allestendo, di cui una già presente sul territorio del Lazio, la cooperativa sociale No Limits, eroghiamo prestazioni domiciliari dando uno sconto del 20% sulla prestazione fino a un massimo di 2000 euro.
e sulle prestazioni dell'OS fino a un massimo di 1000 euro. Questa è la nostra risposta, ma auspichiamo che crescendo quei numeri si possano migliorare e ampliare i piani sanitari. Direi anche questo può essere importante. In aggiunta a questi piani sanitari abbiamo stipulato una formula aggiuntiva che consente l'assistenza odontoiatrica, dove parliamo di contributo annuale da 0 a 15 anni gratuito, da 15 a 31 100 euro e oltre i 31 175 euro, perché anche l'odontoiatria è in crisi per l'eccessivo costo. Non vogliamo dire che le prestazioni sanitarie del medico è costosa, ognuno è libero di applicare le tariffe, però la cosa che a noi sta a cuore è che la gente non si può curare, quindi o ci mettiamo insieme nel darci una risposta oppure non so che cosa potrà succedere. Noi confidiamo però nella volontà dell'uomo, nella capacità dell'uomo. Poi la cosa che voglio dire è che noi siamo italiani, l'italiano è uscito sempre, ha avuto dominazioni, ha avuto disastri ed è uscito sempre. Noi crediamo che insieme si possa uscire da questa situazione. La ringrazio per questa prima cosa, l'aspettiamo a Foggia per la presentazione della Iris Italia, dello sportello pugliese della Iris Italia nei prossimi giorni. Grazie. Ai nostri telespettatori daremo in anticipo comunicazione di quando ci sarà questa presentazione e quindi possiamo dire che Maurizio Pea sarà a disposizione di chiunque vorrà maggiori chiarimenti su questa cosa per attivarlo nel modo più fruttuoso e utile possibile. Ma dimenticavo una cosa importante, i disabili. Sui disabili noi abbiamo una grande figura che fa parte della nostra associazione, Loris Facchinetti. Loris Facchinetti ha dedicato la sua vita alla disabilità e al sociale. Non voglio parlare ulteriormente di Loris perché è una persona che, per il quale non servono parole, i fatti che lui ha fatto ha portato a termine negli oltre, adesso ormai a 72 anni. Ecco, saremo onorati di fare qualcosa per la disabilità e voglio dire un'aggiunta, mio padre era un disabile, era un invalido di guerra, quindi è un problema che a noi sta a cuore, come sta a cuore tutto, sta a cuore la difficoltà che trova l'immigrato, che trova l'italiano. Ecco, questo è un nostro piccolo progetto che vorremmo condividere con chi ancora crede che si possa fare qualcosa. Grazie. Grazie ancora Maurizio Pea e a presto. Grazie, ringrazio tutti quanti e te in particolare. Grazie.